Stefano Fassina, deputato e consigliere, di Roma Capitale per Sinistra per Roma. Oggi è stata una giornata abbastanza delicata in assemblea con l'intervento della Raggi. Abbiamo letto delle sue dichiarazioni riguardo il patrimonio indisponibile, con delle decisioni che non passano per l'Aula. Ci può spiegare nel dettaglio cosa intendeva? Stamattina c'è stata una commissione patrimonio avente per oggetto la delibera di giunta approvata a fine dell'anno scorso, nella quale appunto interviene sulla regolamentazione del patrimonio indisponibile di Roma Capitale, la parte che è oggi data in concessione ad associazioni, enti del terzo settore, comitati e quant'altro. Il punto è che ovviamente la delibera di giunta è assolutamente corretta sul piano formale. Il punto è che nell'ultimo anno, nella Commissione Patrimonio, abbiamo faticosamente discusso e faticosissimamente definito una serie di interventi, di emendamenti comuni a una proposta di delibera fatta dal Presidente della Commissione Patrimonio, il consigliere Ardu e da altri consiglieri del Movimento 5 Stelle, che ha avuto per oggetto lo stesso patrimonio indisponibile sulla quale la Giunta è intervenuta con una delibera di Giunta, appunto, quella che ricordavo prima di fine anno, che ha totalmente ignorato l'anno di lavoro e i faticosissimi punti di convergenza raggiunti nella Commissione, non soltanto tra maggioranza e opposizione, ma con la presenza e la partecipazione attiva di decine e decine di associazioni. Quindi, sebbene formalmente corretta e legittima, è un atto politico, a mio avviso, grave perché ignora il lavoro che è stato fatto, dal Consiglio, che è stato fatto dal Consiglio in relazione con importanti, pezzi di città. E ovviamente, per quanto mi riguarda, non ho ritenuto ci fossero più le condizioni per partecipare a quella commissione, perché era una commissione sostanzialmente inutile, una sorta di seminario accademico l'ho definito, perché non c'era possibilità di arrivare a degli emendamenti, di poter discutere la delibera in giunta. E quindi, a mio modo di vedere, il lavoro che abbiamo fatto durante quest'anno è stato inutile, perché non vedo le condizioni politiche né i tempi per arrivare in aula con la proposta di delibera del presidente Ardu, sulla quale abbiamo lavorato e condiviso i punti di correzione. E abbiamo lasciato questa parte di città importante che Certo. fa tanti servizi sociali, che fa cultura, che fa Insomma, tutto assistenza. l'associazionismo della Tutto capitale, più o meno. l'associazionismo lo abbiamo lasciato in una grande incertezza, rinviando la palla a quelli che verranno dopo, con associazioni che hanno le convenzioni scadute, hanno ingiunzioni di pagamenti di centinaia, di migliaia o milioni di euro perché gli affitti sono stati ricalcolati a canoni di mercato e non a canoni sociali. Quindi eravamo già prima in ritardissimo, nonostante il sottoscritto aveva presentato una proposta di delibera che fu bocciata un anno e mezzo fa. Ma eravamo già in ritardissimo, avevamo raggiunto faticosamente un compromesso e la sindaca, con la delibera di giunta, ha spazzato via tutto e ha definito un quadro comunque insoddisfacente. Quindi non c'è solo un problema di metodo e di rispetto del lavoro della commissione e dell'aula, c'è un problema sostanziale perché la delibera che è stata approvata, Non soddisfa e quindi non non risolve i risolve i problemi. problemi, Certo. rinvia quelli che verranno dopo.
proposito di quelli che verranno dopo, oggi c'è stato anche un accorato appello all'unità da parte di Virginia Raggi, con un evidente richiamo a quello che sarà dopo. Ecco, qual è appunto il panorama che attende la città di Roma da qui a, insomma, non si sa ancora, le prossime elezioni? Ma il panorama è un panorama senza, diciamo, enfasi propagandistica, è un panorama drammatico perché Roma era in gravi difficoltà, come sapete, già prima del Covid, problemi molto seri in termini di disuguaglianza, di funzionamento dei servizi fondamentali. E con grande franchezza, diciamo, questi problemi non sono stati affrontati, è stata messa qualche toppa. Arriva il Covid, che in una città che vive, come sapete, in modo molto rilevante sul turismo, sulle attività Certo. culturali e connessi, l'arrivo del Covid ha determinato situazioni drammatiche. E quindi lo scenario che abbiamo di fronte, ma non solo per la prossima giunta, ma anche per i prossimi mesi, da qua alle elezioni, penso in particolare alla data del 31 marzo, quando scadrà il blocco dei licenziamenti. Abbiamo un panorama davvero, davvero preoccupante e diciamo, linee di intervento carenti. In tal senso, quali sarebbero le azioni che il prossimo sindaco, chi per lui, dovrà intraprendere per riuscire a dare un po' di respiro? Ovviamente, per esempio, la sindaca Raggi ha parlato di delle occasioni che potrebbero arrivare con il recovery plan, per esempio. Certamente il recovery plan è un punto importante, però sono risorse che innanzitutto diciamo, arrivano in un quadro progettuale carente, arrivano in un quadro istituzionale carente. Solo ieri, diciamo quindi a pochi mesi dalla scadenza della consigliatura, abbiamo approvato in consiglio comunale una mozione per arrivare a maggiori poteri, a maggiori risorse e a un diverso assetto istituzionale di Roma. Le risorse da sole non bastano. Il recovery plan prevede risorse per investimenti. Ma quelle risorse si devono iscrivere in un quadro che ha ridefinito sul piano istituzionale, Certo. ridefinito in termini di poteri e ridefinito anche in termini di risorse ordinarie, perché c'è un problema di fondi per investimenti, per potenziare le infrastrutture, quindi la parte di cui si fa carico il recovery plan, che è importante. Ma non basta, noi abbiamo bisogno di risorse ordinarie. Non mi stanco di ripetere che ogni residente a Roma, attraverso il bilancio comunale, dispone di circa 2.000 euro. Ogni residente a Milano, dal bilancio comunale, ha in media 4.000 euro. Questo è il dato Doppio. economico al quale, dobbiamo fare riferimento. Ecco, ieri abbiamo detto in modo molto chiaro alla sindaca che siamo disponibili, anzi siamo interessati a partecipare al tavolo che lei ha proposto per affrontare appunto questi nodi istituzionali, questi nodi relativi alle risorse, questi nodi relativi ai poteri. Tuttavia, lei fa questa proposta a 4 mesi dalle elezioni, non a 4 mesi dall'avvio della legislatura. Certo. Chiede collaborazione, chiede unità, chiede convergenza e siamo disponibili a farlo. Dopodiché, in questi anni, più volte in Consiglio Comunale avevamo posto lo stesso problema, senza avere la possibilità di fare passi avanti. Quindi,
Per una cosa del genere però bisogna essere in due, bisogna che qualcuno chieda e che qualcuno risponda. Insomma, a questo punto dal governo che attenzione c'è per dare più risorse e più poteri, perché la Raggi non è la prima persona che li chiede. No, no, ma infatti il punto è esattamente questo. Noi scontiamo un contesto nazionale complicato rispetto a Roma, Certo. un contesto dove Roma fa fatica ad essere riconosciuta come capitale. È un problema storico che ci portiamo avanti sostanzialmente dall'Unità d'Italia e in Parlamento lo verifichiamo. Regolarmente quanto è difficile far passare il punto politico che Roma, oltre che dei romani, è la capitale di tutti gli italiani. Quindi Certo. è una sfida politica difficile, ma il punto è proprio questo: non si può improvvisare, non si può sperare di ottenere delle risposte con dei comunicati. È un lavoro politico che va costruito insieme a tutta l'Assemblea Capitolina e va costruito. Diciamo, dall'Assemblea Capitolina, dalla sindaca ovviamente in primo luogo e i parlamentari romani. In questi anni più volte noi abbiamo costituito un osservatorio parlamentare su Roma Sì. trasversale dove ci sono tutti, da Fratelli d'Italia alla Lega, a Forza Italia, al PD, al 5 Stelle, a Liberi Uguali, un osservatorio parlamentare dei parlamentari eletti a Roma. Più volte abbiamo chiesto, abbiamo invitato la sindaca, abbiamo chiesto incontri alla sindaca e non abbiamo mai neanche avuto risposta. Non soltanto non abbiamo avuto l'incontro, non abbiamo neanche avuto risposta. Ecco, ora siamo animati da grande senso di responsabilità e da grande buona volontà, quindi accogliamo anche, diciamo, ai tempi supplementari l'invito della sindaca a fare il tavolo per Roma. Dopodiché constatiamo che siamo in campagna elettorale e in campagna elettorale è tutto più difficile e quindi realisticamente quello che possiamo fare, questa è stata la mia proposta ieri alla sindaca, lasciamo stare, diciamo, richieste, che possono avere un'immediata operatività perché non si costruiscono durante la campagna elettorale. Definiamo invece un'agenda condivisa da parte di tutte le forze politiche e chiediamo ai candidati sindaco di sottoscrivere prima delle elezioni questa agenda condivisa in modo tale Certo. che chiunque vinca, sia che stia a maggioranza che sta in opposizione, parte da una base condivisa con la quale ha in un rapporto stretto col Parlamento incomincia a portare dei risultati concreti che però realisticamente non possono venire in qualche settimana preelettorale. Tuttavia, Certo. cerchiamo di vedere la parte buona di questo avvio di percorso, anche se è in extremis, e condividiamo un'agenda. A mio avviso sarebbe un risultato politico molto importante se sindaca, consiglio, le principali forze economiche e sociali della città, i parlamentari eletti a Roma di tutti i partiti condividessero un'agenda per Roma. Il prossimo sindaco partirebbe da una base condivisa Con un vantaggio. molto importante. Chi sta all'opposizione non avrebbe, diciamo, scuse per poter dire un'agenda che non mi appartiene perché l'ha condivisa e potremmo Certo. raggiungere dei risultati. Adesso l'ultimissima domanda flash. Lei ha giustamente parlato dei prossimi candidati per Roma, ma chi sono? Perché per il momento ci sono le balle di fieno, a parte due o tre nomi. Alcuni anche abbastanza folcloristici, ma ci sono le balle di fieno sul Campidoglio. Vero, siamo ancora in una fase preliminare. Del resto, per essere molto franchi, le elezioni amministrative a Roma sono elezioni politiche, non è un'elezione amministrativa, Certo. e quindi riflette anche quello che sono le dinamiche del quadro politico nazionale. E una parte delle difficoltà che o dei ritardi, se volete, che abbiamo derivano dal fatto, come si vede anche in queste ore, che il quadro politico nazionale non è consolidato, è piuttosto in movimento.
Comunque non siamo stati fermi in questi mesi, come diciamo, forze progressiste abbiamo lavorato sul piano programmatico, abbiamo fatto un lavoro programmatico importante, come abbiamo fatto un lavoro importante in Consiglio Comunale con il Partito Democratico, con la lista Roma per Roma, con tante associazioni, quindi non siamo stati fermi, però è evidente che dobbiamo ancora arrivare a consolidare questo programma e poi a trovare la figura che lo interpreta meglio. Prima il programma e poi il candidato, quindi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok. E Calenda? Se dico Calenda? Ma guardi, io penso che Calenda possa essere, diciamo, parte della coalizione. Certamente non può essere il punto di sintesi, non può essere la figura che interpreta la pluralità della coalizione. Quindi, per quanto mi riguarda, è benvenuto, ma non può essere la figura che interpreta la coalizione progressista per Roma.